2020, ci troviamo allo stand della CRS Arredamenti e siamo nell'angolo allestito per Renato Bosco, un maestro panificatore di Verona che non so se chiamare davvero poi più maestro panificatore o maestro pasticciere. Ciao Renato, bentornato. Ciao a tutti, sì, la definizione è inglobata nella panificazione, perché la panificazione è probabilmente la cosa che mi contraddistingue. La mia definizione forse principale: sono un pizzaiolo che ha una visione a 360 gradi sul mondo della panificazione e della pasticceria, che è la cosa più importante. Raccontiamo in un minuto, laddove fosse possibile, i tuoi brillanti 53 anni di vita. No, io ho avuto una fortuna. All'età di 17 anni ho incontrato dei maestri pizzaioli che mi hanno introdotto nel mondo della pizza e poi la curiosità mi ha fatto fare dei passi da gigante quando ho incontrato il maestro Giurilli in un percorso, poi il maestro Orlando Morandin nel mondo della pasticceria, e sono potuto crescere tantissimo. Oggi, a distanza di tanti anni dal tuo esordio nel mondo della panificazione, beh, sei arrivato a un livello davvero altissimo. Produci una serie di prodotti particolarmente ricchi, vari, ricercati e con un coinvolgimento del pubblico che continuamente ti stimola per darti nuove idee su quello che puoi andare a realizzare. Sei un creativo. Sì, la definizione del pizza ricercatore all'inizio, che mi ha dato la possibilità di vedere da un punto di vista diverso anche questo mondo, no? Che oggi vede coinvolto il mondo della pasticceria, della panificazione. Di conseguenza il bakery probabilmente è la definizione più esatta per le mie caratteristiche, in dove nell'arco della giornata si passa dalla brioche al pane, a dei lievitati, di conseguenza la pizza. Mi fa realizzare quello che è il mio essere e le mie caratteristiche principali. E secondo il mio punto di vista è il momento giusto per lanciare questo mondo meraviglioso che è il mondo dei lievitati. Sempre con Moretti Forni. Logicamente dietro a un progetto ci sono delle scelte. Ho scelto di lavorare con Moretti Forni, con Serie S, perché mi dà la garanzia di un prodotto finito di altissima qualità. Quali i tuoi prodotti preferiti realizzati proprio con Moretti Forni? Guarda, te l'ho preparato proprio qui dietro. Per me rimane l'eccellenza pane e mortadella, ma oggi ho fatto il doppio crunch con mortadella. Eccola, allora guardiamola, assaggiamola e vediamo se riusciamo a... facciamo come si fa con lo champagne. Con lo champagne si dice cin cin, invece noi facciamo pan pan. Pan pan. Grazie, grazie mille Renato. Grazie a voi, grazie a tutti.